Bien, eh, estamos eh, comenzando la, nuestra decimonovena charla eh, online de las, del ciclo de charlas virtuales de la Sociedad de Estudios Hegelianos. Vamos a esperar un par de eh, segundos esperando que se vayan sumando eh, todos eh, ustedes y le damos comienzo a, este, a esta charla. Aspetíamos un, un, un par de segundos. ha entendido todo. Ah, bellísimo. Eh, bien. Bien. Eh, muy buenas tardes, eh, estimados y estimadas eh, videntes eh, o público que está ahí viendo esta decimonovena charla de las eh, charlas virtuales de la Sociedad de Estudios Hegelianos. Eh, les damos la bienvenida, también damos la bienvenida a la doctora eh, Giovanna Mioli, que eh, está el día de hoy con nosotros. Eh, y, y nada, bueno, considerar y eh, reiterarles que ustedes pueden hacer llegar sus preguntas cuando sea pertinente a la, al mismo chat de Facebook, tanto de la página como del perfil de la eh, Sociedad de Estudios Hegelianos. Bien, eh, el día de hoy nos encontramos eh, acá con una conferencia que tiene como nombre por un paradigma de continuidad entre ciencia y filosofía, Hegel y la metafilosofía contemporánea. Eh, bueno. Yomana eh, es eh, una investigadora, de, fue investigadora postdoctoral eh, por la Universidad de Padua. Eh, en el marco del programa Seal eh, of Excellence sí, eh, de la eh, Universidad de Padua, está ahora mismo trabajando en un proyecto de investigación eh, de, que lleva como título eh, eh, Inclusive Rationality, que eh, está al calor de una investigación sobre el pensamiento hegeliano, la metafilosofía contemporánea y la epistemología feminista. Ella es doctora por la Universidad de Padua, eh, recibiéndose en el año 2015 con una tesis sobre la comparación entre la concepción hegeliana de la verdad y la Identity Theory of Truth. Eh, y ha sido estudiante también, eh, visitante de la Universidad de Sydney, de la Universidad de Münster. Eh, bien. Entre julio de 2016 a junio de 2018, trabajó como investigadora en el Departamento de Filosofía, Sociología, Pedagogía y Psicología Aplicada de la Universidad de Padua. Eh, realizó un estudio sobre la intersección entre los temas hegelianos y la metafilosofía contemporánea. También debo mencionar que de enero a junio de 2019 fue becaria postdoctoral del DAD de la Humboldt Universität. Su Berlín. Eh, desde eh, enero del, de este 2020 eh, eh, ha sido becaria postdoctoral eh, por el Instituto Italiano de Estudios Filosóficos. Eh, sus intereses de investigación incluyen diferentes ámbitos, tanto la filosofía clásica alemana, las teorías contemporáneas de la verdad, la metafilosofía. Eh, y a eso hay que agregarle la investigación sobre la filosofía feminista y la filosofía de educación, sobre la educación. Eh, desde 2018, eh, tras la consecución de su título de maestría en filosofía para niños, eh, eh, se, eh, en, con, que ella como título profesora en filosofía para niños, diseña e implementa talleres de eh, filosofía en escuelas primarias y secundarias. Es experta también en temas del sector científico disciplinar, de eh, filosofía teórica de la Universidad de Padua y forma parte del consejo editorial de la revista Verifique y del consejo editorial del blog académico Hegel PD, que debemos agradecer que eh, produce muy buen material también eh, a todo el equipo de eh, Hegel Padua. Eh, entre sus publicaciones, debo mencionar, se encuentra el volumen El pensamiento de la cosa, Wahrheit Hegeliana y eh, Identidad eh, Teoría de la Identidad de la Verdad, publicada por Verifique en 2016, y el libro compilatorio, del cual es co-curadora, eh, de relevan la relevancia del concepto de filosofía de Hegel, desde el, eh, la filosofía clásica alemana a la metafilosofía contemporánea. Es publicada originalmente en inglés y se va a publicar por Blansbury en 2021. Sí. Bueno, sin agregar eh, nada más, que en realidad tiene un currículum extenso, uh, uh, dejo uh, con ustedes a la profesora y doctora eh, Giovanna Mioli. Muchas gracias. Eh, antes de empezar, eh, me gustaría agradecer a Pablo y a la Sociedad de Estudios Egelianos por la invitación. Y mm, creo que la Sociedad de Estudios Egelianos está. Eh, haciendo un gran trabajo eh, para fortalecer la comunidad hegeliana en todo el mundo de una manera realmente inclusiva. Es la primera vez que puedo hablar mi idioma en un contexto académico fuera de Italia. Así que muchas gracias eh, por, eh, por todo. Y me vuelvo al italiano. Dai, dai. Allora. Pero un paradigma de continuidad entre ciencia y filosofía, Hegel y la metafilosofía contemporánea. Alcuni mesi fa ebbi una conversazione con uno studente di astronomia sui criteri per valutare la rilevanza scientifica di un articolo accademico. A un certo punto lo studente scherzò sul fatto che la mia sola presenza come ricercatrice in filosofia stesse in qualche modo diminuendo il suo livello di scientificità. Questo aneddoto fa parte di una serie di situazioni analoghe che gli addetti ai lavori filosofici sperimentano spesso. Sebbene l'esperienza quotidiana non sia di per sé una prova, Può rivelare alcune tendenze di pensiero che meritano di essere approfondite. Nella percezione della maggior parte delle persone che non si occupano di filosofia, quest'ultima è qualcosa di molto diverso dalla scienza. A ciò si aggiunge la difficoltà di comunicare e perfino di definire che cosa sia la filosofia, quali siano le sue specificità, i suoi oggetti e i suoi metodi di pertinenza. Il rapporto tra scienza e filosofia è del resto un vecchio problema interno ai processi identitari della filosofia stessa. La questione assume tratti particolarmente evidenti dall'epoca moderna in poi, da quando filosofia e scienze naturali iniziano a distinguere i rispettivi percorsi sotto la spinta di una crescente specializzazione e rigorizzazione dei metodi empirico-osservativi. Oggi questa problematica rientra a pieno titolo anche nel campo della disciplina che da circa 50 anni viene chiamata metafilosofia o filosofia della filosofia e che si configura come riflessione esplicita e mirata sulla natura della filosofia. La differenza tra, filosofia e la, tra la filosofia e la scienza sembra giocarsi soprattutto su questi aspetti. Il progresso e l'accumulo delle conoscenze, la presenza o l'assenza di un corpus di dottrine condivise, il grado di accordo o disaccordo tra i membri della comunità di riferimento, l'affidabilità delle metodologie impiegate, una norma di oggettività e dimostrabilità. In tutti questi casi la scienza sembra essere meglio equipaggiata della filosofia. La situazione non è però così netta. Quando si cerca di riportare questa differenza al piano delle operazioni concettuali messe in atto nei due ambiti, il quadro perde di definizione. Detto in modo rozzo e che si tratterà di specificare, molti studiosi sostengono che scienza e filosofia non agiscano né pensino in maniera così diversa. Timothy Williamson commenta ironicamente che è molto più facile distinguere i dipartimenti accademici, ad esempio di filosofia, linguistica e biologia, che le discipline stesse, le quali presentano vaste aree di intersezione. Così la filosofia del linguaggio si sovrappone alla semantica delle lingue naturali e la filosofia della biologia si sovrappone alla teoria evoluzionistica. La tensione tra la diversità e l'identità di scienza e filosofia può essere sciolta elaborando un paradigma di continuità tra le due. In questo contributo discuterò alcune posizioni del dibattito metafilosofico contemporaneo che farò interagire con il pensiero hegeliano. Attraverso il suo paradigma di razionalità, Hegel consente di articolare un modello di continuità tra filosofia e scienza che da un lato aiuta a specificare perché esse non trattino di contenuti sostanzialmente diversi e dall'altro permette di esplorare la particolarità della filosofia rispetto al rapporto del concettuale a se stesso. Attraverso questo percorso proporrò alcuni elementi per un paradigma di scientificità come paradigma metafilosofico della continuità tra scienza e filosofia. All'interno del dibattito metafilosofico le posizioni rispetto al rapporto tra scienza e filosofia sono molteplici. Esaminerò solo opzioni riconducibili a un paradigma di continuità tra i due campi di indagine, mentre non mi occuperò di altre posizioni al di fuori di questo paradigma. Ciò che presenterò non è una classificazione rigida, si tratta piuttosto di indicazioni orientative per tracciare una mappatura dei possibili percorsi. La prospettiva di una continuità tra scienza e filosofia è contraddistinta da alcuni caratteri che forniscono la rete di argomenti entro cui ci si può muovere abbracciando una posizione di questo tipo. La prima tesi è che rispetto ai metodi e agli oggetti non vi sia una sostanziale differenza tra scienza e filosofia. In secondo luogo, filosofia e scienza non si trovano in un rapporto oppositivo, bensì collaborativo. C'è un reciproco alimentarsi, risultati filosofici possono scaturire dall'indagine scientifica, progressi scientifici possono scaturire da analisi filosofiche. Un altro aspetto che può essere più o meno esplicitato è la tesi rigu riguardante la "unexceptional nature of philosophy" nella terminologia di Williamson. La non eccezionalità della filosofia è connessa soprattutto al primo punto. Questa tesi afferma che la filosofia non ha metodi e oggetti particolari e non detiene l'esclusiva del lavoro concettuale. I metodi impiegati e gli oggetti indagati non sono cioè concettuali in un senso specifico o peculiare. Nel seguito svilupperò una progressiva configurazione di questi aspetti all'interno di alcune posizioni del dibattito contemporaneo. I sostenitori dell'Experimental Philosophy affermano la necessità di testare gli esperimenti mentali filosofici e le intuizioni dei filosofi su di essi con metodi scientifici, per lo più presi dalla psicologia e dalle scienze sociali. Soprattutto nei campi della filosofia della mente e della filosofia morale, questa impostazione permetterebbe di comprendere quali fattori influenzino l'uso dei concetti e di verificare empiricamente le tesi e gli argomenti filosofici. Non svilupperò qui le diverse problematiche. Ciò che mi interessa far presente è che l'impianto dell'experimental philosophy può dare origine a dubbi sullo statuto autonormativo della filosofia. Questa branca filosofica rientra all'interno di quello che può essere definito naturalismo metafilosofico. L'idea, cioè che i problemi siano, in un modo o nell'altro, trattabili attraverso i metodi delle scienze empiriche. In questo senso l'experimental philosophy è per certi versi un caso limite di continuità tra scienza e filosofia. Un'impostazione di questo tipo può portare ad alcune conseguenze estreme, come ammettere che la filosofia, per produrre risultati credibili e riconosciuti, debba necessariamente appoggiarsi alla stampella di altre discipline. Anche la posizione di Timothy Williamson può rientrare in un paradigma di continuità tra filosofia e scienza, e gli argomenta a favore della «unexceptional natural philosophy», Secondo questa tesi, tanto i metodi quanto gli oggetti della filosofia non appartengono a un genere differente rispetto a quelli di altre discipline. Inoltre, poche questioni filosofiche sono questioni concettuali in un qualche senso distintivo, a parte quando i filosofi scelgono di porre domande sui concetti, cosa che possono ma non necessariamente devono fare. Con riguardo ai metodi, Williamson scrive. Sebbene vi siano differenze metodologiche reali tra la filosofia e le altre scienze, per come sono effettivamente praticate, tali differenze sono meno profonde di quanto spesso si supponga. In generale, la metodologia di molta filosofia passata e presente consiste proprio nell'applicazione insolitamente sistematica e incessante di modi di pensare richiesti in una vasta gamma di indagini non filosofiche. È interessante che Williamson faccia riferimento ai modi di pensare, ways of thinking sebbene non ammetta una distinzione di principio tra metodi filosofici e scientifici, come potrebbe essere la distinzione tra procedure a priori e a posteriori, egli è disposto a riconoscere che nella pratica vi siano differenze metodologiche reali tra i due campi di indagine. La non eccezionalità della filosofia, quindi, non si riferisce tanto al piano delle metodologie praticamente messe in atto, la filosofia adotta una varietà di metodi e lo stesso fanno le scienze. Al contrario, l'assenza di una distinzione di principio tra filosofia e scienze è da riferirsi ai modi di pensare. Con questo cambio di piano non stiamo più considerando la presenza o l'assenza di procedure sperimentali che coinvolgano la raccolta, la misurazione e l'interpretazione di dati empirici, ma procedimenti concettuali che verosimilmente presiedono all'ideazione e alla costruzione degli esperimenti e ai criteri di selezione all'interpretazione e alla valutazione dei risultati. E' a questo livello quindi che sembra non esserci una sostanziale differenza tra la filosofia e la scienza. Su questo punto concordano anche altri studiosi, fra cui Carlo Cellucci. Per questo autore la continuità tra filosofia e scienza si esprime soprattutto nella comunanza degli obiettivi conoscitivi e nella condivisione del metodo. Secondo Cellucci il mezzo conoscitivo che accomuna la filosofia e la scienza è il metodo analitico, cioè, cito, il metodo in base al quale per risolvere un problema, partendo da esso, si formula, mediante un'inferenza non deduttiva, un'ipotesi che ha una condizione sufficiente per la sua soluzione e si controlla se l'ipotesi è plausibile, cioè compatibile con i dati esistenti. L'ipotesi costituisce a sua volta un problema che deve essere risolto nello stesso no modo. Dunque la soluzione di un problema è un processo potenzialmente infinito. Cellucci contesta inoltre un approccio puramente a prioriistico della filosofia, sottolineando come essa impieghi i risultati delle scienze, abbia bisogno di input dall'esperienza e non possa esercitarsi esclusivamente attraverso il pensiero. La tesi della continuità tra scienza e filosofia si basa soprattutto sull'idea che esse condividano una stessa concettualità, i modi di pensare, per dirla con Williamson. Questo però può funzionare solo come base di partenza. Se non sussiste alcuna differenza tra le due, perché non identificarle come un unico campo di indagine? La proposta sviluppata da Parrini può qui essere d'aiuto. Egli sostiene che tra filosofia e scienza non ci sia una diversità di specie o generi concettuali, ma una differenza di gradi. Cercherò ora di presentare le linee principali della sua posizione. Punto primo: secondo Parrini, sia la filosofia sia la scienza, fanno ricorso a quel tipo di ragionamenti implicati da ciò che Kant definiva giudizi determinanti e riflettenti. Nel primo caso, l'universale, cioè la regola, la legge, sotto cui ricondurre il particolare, è dato. Nel secondo caso, disponiamo invece solo del particolare e nel giudizio ricerchiamo l'universale sotto cui il particolare deve essere sussunto. Nell'articolazione della posizione kantiana, Parrini rintraccia la delineazione di un concetto ampio di ragione o di razionalità. Il quale non si limita alla logica deduttiva, alle matematiche e ai principi dell'intelletto puro, ma include il complesso delle usuali regole metodologiche che orientano e disciplinano la nostra attività giudicatrice. Questo passaggio è decisivo per individuare nell'attività filosofica e scientifica una comune razionalità che si dispiega secondo diverse modalità. Per Parrini, la filosofia della scienza, l'epistemologia e il progredire della ricerca metafilosofica, hanno prodotto la consapevolezza che tanto la filosofia quanto la scienza devono essere concepite secondo un modello di razionalità a tessitura aperta, in cui interagiscono argomentazioni logico-formali rigorose e procedure concettuali meno rigorose, che attingono ad elementi di creatività e inventività. Né la filosofia né la scienza possono esaurirsi in una normativa fissata una volta per tutte o in modalità argomentative esclusivamente algoritmiche, logico-deduttive e induttive, formalizzabili in modo rigoroso. Questo è sufficientemente visibile nel campo della filosofia, almeno per come storicamente essa si è data, ma è necessario riconoscere che anche nelle scienze le procedure razionali di giustificazione epistemica delle nostre credenze non si basano esclusivamente sulla logica deduttiva e induttiva, sulle formalizzazioni e sulla matematizzazione. Il punto focale di questo in questo discorso non è tanto la metodologia sperimentale per la raccolta dei dati, ma il processo di giustificazione. Esso deve avvalersi di procedure razionali più complesse, che includono quelle rigorosamente formalizzabili, ma non si limitano ad esse. Qui trovano spazio ragionamenti e pratiche concettuali che operano con concetti indeterminati sullo stile dei giudizi riflettenti e che hanno un minor rigore dimostrativo, ma non per questo sono meno razionali. Parrini attribuisce particolare rilevanza alla razionalità allargata o liberalizzata quando si ridiscutono presupposti e modelli consolidati in direzione della ricerca di nuove concettualizzazioni e metodologie. Questa razionalità allargata è inoltre decisiva nelle fasi in cui si producono dei cambiamenti globali così radicali da meritare l'appellativo di rivoluzioni scientifiche. Punto secondo, Parrini sostiene che tra filosofia e scienza non ci sia una differenza di specie o generi concettuali, ma una differenza di gradi. Detto un po' rozzamente, la filosofia tende un po' di più a fare un certo tipo di cose e presenta alcuni tratti che storicamente l'hanno caratterizzata. Questi tratti sono l'impianto discorsivo razionale, la tendenza alla generalità, il rapporto con la propria storia. Sul rapporto tra storia e filosofia tornerò più avanti. Rispetto al secondo punto, invece, secondo Parrini, la filosofia tende più della scienza all'astrazione e alla generalità e questa tendenza è connessa anche alla messa in discussione degli aspetti più riflessi e strutturali del nostro mondo della vita, dei nostri schemi concettuali più diffusi e radicati, quelli al fondo di molti automatismi di pensiero, delle nostre visioni del mondo e di presupposti che altre discipline non hanno ancora collocato sotto una lente critica. Naturalmente anche le scienze possono mettere in questione i propri presupposti e possono tendere a visioni unificanti. Ma secondo Parrini la filosofia nello sviluppo della propria ricerca ha fin dal principio un intento globale e totalizzante, mentre le scienze partono da scopi circoscritti per risalire via via a una teoria unificante. Punto terzo, Parrini abbraccia una parità e un reciproco alimentarsi tra i due campi conoscitivi ed è contro un'immagine della filosofia come un'indagine al di sopra di tutte le altre discipline, comprese quelle scientifiche. Sulla base delle prospettive finora esaminate, possiamo ora rivolgerci al pensiero hegeliano. Della posizione di Parrini è interessante un aspetto in particolare che ci porta verso l'orizzonte hegeliano. In un modello di continuità tra scienza e filosofia, siamo rimandati non tanto a un concetto di scientificità, per cui si tratta di vedere se e in che modo la filosofia sia in grado di mostrare uno statuto scientifico pari o simile a quello delle scienze, ma a un paradigma di razionalità. Questo vale anche per Hegel. Il suo concetto di scientificità è, è legato a un modello di razionalità, nello specifico. A un modello di auto-organizzazione e autosviluppo del pensiero. Questo permette di offrire un'idea di scientificità che vada oltre quella costruita intorno all'operato sperimentale, formalizzabile, misurabile e matematizzabile delle scienze naturali e includa dei processi e delle pratiche concettuali più che dei dati o dei risultati. Inoltre il paradigma di razionalità hegeliano offre un respiro ampio. La scientificità della filosofia, che si realizza nel movimento autoproduttivo e autoconoscitivo della razionalità, include degli aspetti che non siamo più abituati a inglobare quando oggi discutiamo dei criteri di scientificità di una certa pratica o di una disciplina. Mi riferisco agli aspetti della libertà e della decisione. La riflessione hegeliana sul tema della scientificità della filosofia è eccentrica rispetto alle questioni del dibattito attuale. Il focus non è tanto, anche se in parte lo è, sul confronto tra la scientificità delle scienze e il carattere di scientificità della filosofia, bensì su un concetto di scienza che investe l'auto-organizzazione del pensiero e del sapere, un concetto di scienza che ingloba le nozioni di libertà, autodeterminazione e autogiustificazione. In generale, la filosofia classica tedesca è una tradizione che ripensa radicalmente la scientificità della filosofia, proprio in relazione al concetto di libertà. Questo tratto è particolarmente evidente nella speculazione hegeliana ed è il primo fattore che ritengo possa essere utile integrare in un paradigma di scientificità più ampio di quello che intravede unicamente nelle scienze naturali il modello a cui tendere. Come è stato sottolineato da vari studiosi, nell'edizione dell'Enciclopedia del 17, Hegel definisce la filosofia come scienza della libertà. Con ciò, egli intende che nella filosofia la ragione è del tutto presso se stessa. Scompare l'estranità degli oggetti. Questa non dipendenza da qualcosa di estrinseco ha però un prezzo da pagare. Nel primo paragrafo dell'Enciclopedia del 30 Hegel commenta: La filosofia non ha il vantaggio, del quale godono le altre scienze, di poter presupporre i suoi oggetti come immediatamente dati dalla rappresentazione e come già ammesso nel punto di partenza e nel procedere successivo il metodo del suo conoscere. Se da un lato questa condizione può apparire come uno svantaggio, dall'altro è però ciò che costituisce la radicale libertà della filosofia la sua autonomia e la sua capacità autonormativa. Essa, infatti, non può affidarsi a nulla di dato o di presupposto, ma attraverso il proprio svolgimento deve giustificare tanto i propri oggetti quanto il metodo. Questo processo dispiega la struttura teoretico speculativa della libertà, cioè la capacità del concetto di autodeterminarsi, organizzandosi a totalità autonoma, permeando di sé le relazioni che esso instaura. Detto con altri termini, si tratta della capacità di ritrovare sé nell'assolutamente altro come se stesso. Questa struttura teoretica della libertà, l'essere presso se stessi nell'assoluto essere altro, è sviluppata e tematizzata soprattutto nella dottrina del concetto, ma è altrettanto operante nei processi di progressiva realizzazione della libertà nelle sfere della natura e dello spirito. La posizione di Parrini, ma riflessioni simili sono presenti anche in Williamson e in Cellucci. Sottolineava la stretta connessione tra la filosofia e l'attività di discussione dei presupposti e di elementi non tematizzati dalle altre scienze. L'apporto hegeliano rispetto a questo quadro è connettere l'opera di ridiscussione dei presupposti e dei dati alla pratica della libertà che è da Hegel concepita come un elemento costitutivo della razionalità. Inoltre, la prospettiva hegeliana associa l'attività di critica del presupposto alla necessità di reintegrarlo in un processo giustificativo in cui ciò che sembrava dato si mostra piuttosto come un risultato, un prodotto di dinamiche e relazioni razionali. Questa prospettiva pone quindi l'accento non tanto sui risultati statici, ma sulla giustificazione, sui processi e sulle relazioni. Un aspetto legato al tema della connessione intrinseca tra la libertà e la scientificità della filosofia è quello della decisione per il pensare puramente. Questo elemento emerge soprattutto in rapporto al problema del cominciamento della filosofia come scienza. Notoriamente Hegel definisce il proprio sistema con l'immagine del circolo di circoli, in cui l'idea si autosviluppa attraverso il proprio movimento dialettico immanente, o metodo, nelle determinazioni della logica, della natura e dello spirito. Il movimento del concetto è per Hegel altrettanto il movimento della soggettività, e quindi anche dei soggetti individuali e comunitari, spogliato però degli aspetti soggettivistici di arbitrio, immediatezza e non giustificazione. In questo contesto, il problema del cominciamento può essere considerato da almeno due prospettive. La prima prende in considerazione lo stesso processo logico-razionale esposto nel sistema, e in particolare nella scienza della logica, come pensiero puro. La seconda si concentra invece sul soggetto finito o sui soggetti finiti. Nel primo caso, chiedersi quale sia l'inizio della scienza significa domandare da quale determinazione prenda avvio il processo logico-razionale nel suo movimento necessario. La risposta hegeliana è dall'essere dal nulla come determinazioni più astratte del pensiero che si mostrano nel loro rapporto dinamico di identità-differenza. Tuttavia, questo stesso inizio, che di per sé potrebbe apparire come un presupposto, deve essere dimostrato attraverso lo sviluppo del pensiero. Questo sviluppo toglie il presupposto come qualcosa di immediato e lo pone come risultato giustificato. Quello che potrebbe sembrare il punto iniziale di una linea viene quindi inglobato nel movimento giustificativo del circolo della scienza. Nel secondo caso, invece, interrogarsi rispetto al cominciamento della scienza significa chiedersi come il soggetto finito entri, per così dire, nel processo della scienza. La risposta hegeliana fa riferimento alla decisione di voler pensare puramente mediante la libertà che astrae da tutto e comprende la sua pura astrazione, la semplicità del pensiero. Decidersi per il pensare puramente ha una duplice valenza che si ricollega alla libertà stessa della filosofia. Da un lato il soggetto abbandona qualsiasi presupposto e certezza data per scontata per reinserirli in un movimento razionale di giustificazione. Dall'altro partecipa di un processo di liberazione negativa, libertà dai condizionamenti, e positiva, libertà per un movimento di autorealizzazione in cui si è presso se stessi nell'essere altro. Oggi suona forse inappropriato associare il tema della decisione al tema della scientificità di una disciplina, di una teoria di un processo o di un risultato. Tendiamo a considerare una decisione di questo tipo come un atto soggettivo, legato all'arbitrio o alla sensibilità del singolo, che non ha una valenza costitutiva rispetto alla scienza. Un esempio di questo modo di pensare può essere la distinzione tra quello che la scienza ha la potenzialità di fare e ciò che invece è legittimata a fare o è eticamente accettabile che faccia. Eutanasia eugenetica, clonazione, procreazione assistita, sperimentazione sugli embrioni umani, bomba atomica. Sono solo alcuni degli esempi che pongono delle questioni rispetto a ciò che la scienza è in grado di fare da un lato e la considerazione di che cosa la scienza possa eticamente scegliere di fare dall'altro. Sembra difficile includere questo tipo di decisione o scelta tra i criteri della scientificità. La selezione e la validità di questi criteri sembrano collocate interamente dalla parte di ciò che la scienza sa e ha la potenzialità di fare a prescindere da questioni etiche. Tuttavia, non è questo il tipo di decisione che si tratterebbe di inglobare in un paradigma allargato di scientificità. Un modello di razionalità che includa la decisione come, come elemento di scientificità dovrebbe piuttosto fare riferimento alla struttura teoretica della decisione per il pensare, cioè all'esercizio radicale della libertà nella messa in questione del dato e nella sua immersione nel processo di giustificazione razionale che l'ha prodotto e che può anche eventualmente superarlo, nel senso della Aufhebung hegeliana. Inserire la decisione per il pensare in un modello di scienza significa mantenere come regola di scientificità una pratica costante di discussione dei presupposti, ad esempio di valori consolidati, criteri, argomenti, procedure e risultati, eccetera, non come stabilizzazione di un dubbio radicale che immobilizzi e precluda l'azione, ma come pratica di libertà da e libertà per. Questa operazione è teoretica di per sé una valenza etica le, eh, che le è data anche dall'essere espressa proprio come decisione e quindi come assunzione di responsabilità. Si potrebbe affermare che questa pratica di ridiscussione e giustificazione dei presupposti è già presente o implicita nei metodi delle scienze e nei metodi filosofici. Tuttavia, credo sia importante esplicitare questo aspetto e tematizzarlo. Dichiarare questa componente significa portarla a un livello di consapevolezza. Per cui pensare puramente diventa una decisione effettiva, una scelta, un impegno, e non qualcosa che avviene in modo accidentale o inconsapevole. Una decisione di questo tipo non è solo un atto individuale soggettivo, eventualmente connesso all'arbitrio o alla sensibilità del singolo, ma trapassa in una pratica che si concreta nell'operare scientifico e nei modi in cui la scienza si costituisce a livello intersoggettivo. Inoltre, un aspetto non trascurabile della decisione a pensare puramente è l'abbandono di una presunta neutralità come garante di oggettività. Attraverso la decisione, una pratica scientifica è responsabilizzata a non essere neutrale rispetto ai propri procedimenti e risultati, cioè a prendere posizione rispetto ad essi in un processo vivo di valutazione e giustificazione. Su questo tema tornerò anche in sede conclusiva quando esaminerò il rapporto tra la filosofia e la sua storia. Le posizioni del dibattito contemporaneo esaminate evidenzia evidenziavano in particolare due punti. Primo, la non distinzione per essenza di filosofia-scienza. e Secondo, il fatto che la filosofia non detenga l'esclusività del lavoro concettuale. La posizione hegeliana offre gli strumenti per supportare entrambe queste tesi, argomentando però a favore del fatto che la filosofia, pur non avendo il monopolio del concettuale, intrattenga con nessuna relazione specifica che si distingue da quella delle scienze. Il punto da cui possiamo partire è il seguente. Secondo Hegel, la filosofia espone e tematizza il rapporto del concettuale a se stesso. Essa presenta cioè l'autoriferimento del concetto. Nella visione hegeliana, questa relazione a sé è generativa e non statica. È un movimento in cui la razionalità si determina nei propri contenuti, riconoscendosi in essi e producendo la loro giustificazione razionale. Non solo, il pensiero che si rivolge a se stesso e che quindi avvia quel processo di critica di presupposti e di autodeterminazione è per Hegel il pensiero libero e concreto. Che la filosofia esponga il rapporto del concettuale a se stesso non significa però che le scienze non siano concettuali o che in esse non vi sia pensiero. Questo emerge soprattutto nei primi paragrafi dell'enciclopedia, dove Hegel distingue il pensiero come attività sottesa a tutte le attività umane e quindi presente anche nelle forme del sentimento, dell'intuizione e della rappresentazione, dal pensiero come forma specifica che il contenuto della coscienza può assumere, vale a dire il concetto. Il concettuale è quindi operante in ogni attività umana, tuttavia nella filosofia esso perviene a tematizzarsi e a sapersi. La filosofia, cito da Hegel, è un peculiar modo del pensiero, un modo per il quale esso sale al conoscere concettuale. Questo quadro, in termini contemporanei, può essere letto come l'ammissione di una non differenza essenziale tra l'attività filosofica e l'attività delle scienze, poiché è espressione di una medesima razionalità che caratterizza l'umano. Allo stesso tempo, apre all'idea che la filosofia abbia una funzione specifica rispetto al concettuale. In questo senso, la posizione hegeliana non è allineata a quella di Williamson, poiché sostiene che in effetti la filosofia detenga una relazione particolare rispetto al concettuale. La visione di Williamson potrebbe quindi forse essere rimodulata così. Le scienze sono senza dubbio altrettanto impegnate in un'attività in cui il concettuale è determinante, ma nella filosofia vi è una particolare relazione del concettuale a se stesso come autotematizzazione del pensiero. Hegel definisce il lavoro filosofico come considerazione pensante degli oggetti. Quest'opera consiste in generale nel porre al posto delle rappresentazioni, pensieri, categorie e più precisamente concetti. Che cosa vuol dire? Innanzitutto significa inserire le rappresentazioni in un contesto di necessità. Cito da Hegel: nella considerazione pensante, si fa subito manifesta l'esigenza di mostrare la necessità del suo contenuto. Trasformare le rappresentazioni in concetti significa, principalmente, rimuovere eventuali residui empirici, sensibili e accidentali, e mostrare come le determinazioni di pensiero si costituiscano all'interno di una rete di relazioni dinamiche e razionali che le producono necessariamente. Questo percorso è esposto nella sua forma pura, cioè slegata da caratteri empirici nella scienza della logica, in cui ciascuna denkbestimmung risulta prodotta all'interno di un processo che porta tanto alla sua costituzione quanto al suo superamento nella determinazione successiva, la quale è posta come più adeguata ed esplicativa rispetto alla realizzazione di relazioni razionali che concretizzano la struttura della libertà come essere oppresso di sé nell'assoluto essere altro. Il riferimento a questa reimmersione delle determinazioni del pensiero nel loro processo genetico è importante per capire la differenza tra rappresentazioni e concetti. Nel primo caso il contenuto è espresso in una forma statica, eh, cito dai letterati, svincolato dal sistema di nessi dentro cui esso è eh, immerso ed è considerato isolatamente come determinazione semplice. Nel secondo caso invece il contenuto è espresso nel suo movimento dinamico. Quest'opera trasformativa delle rappresentazioni in concetti è un'attività che secondo Hegel anche le scienze particolari in parte realizzano, provvedendo a una prima forma di concettualizzazione della realtà col trovare determinazioni generali, generi e leggi. In questo senso, il lavoro delle scienze è determinante per la stessa filosofia. Tuttavia, ciò che mancherebbe alle scienze è dare a questi universali, a queste determinazioni generali, la forma della necessità, che per Hegel significa dare loro la forma della libertà del pensiero. Le scienze operano cioè con degli universali astratti in cui non è mostrato il processo attraverso cui essi si autodifferenziano nei loro contenuti determinati. Cito da Hegel, nella maniera che propria della scienza empirica, in primo luogo l'universale che essa contiene, il genere, eccetera, essendo per sé indeterminato, non è per sé collegato col particolare, ma l'uno resta all'altro est eh, all esterno e accidentale, come altresì i fatti particolari connessi, presi per se stessi. Sono reciprocamente estrinseci e accidentali. L'esposizione di questa necessità può avvenire nel momento in cui un pensiero si rivolga a se stesso, e in questo autoriferimento produttivo dispieghi il proprio sviluppo, differenziandosi nei contenuti particolari. Verosimilmente, pochi oggi sarebbero disposti ad accogliere la critica che Hegel rivolge alla scientificità delle scienze. Qual è allora l'utilità della visione hegeliana in questo frangente? Penso che essa possa dare lo spunto per articolare un paradigma di scientificità che rimoduli e integri i concetti di libertà e necessità. Per Hegel, mostrare la necessità dei contenuti di pensiero significa dare loro il sigillo della libertà. Come già sottolineavo in precedenza, questo vuol dire non assumere i contenuti come presupposti e dati, ma rimetterli nel processo razionale in cui sono venuti a costituirsi e mostrare come in tale processo il pensiero sia presso di sé. Come il pensiero si stia cioè riferendo a se stesso, in questo autoriferimento si è altrettanto producendo i propri contenuti. L'accoglimento di questo contenuto in cui per mezzo del pensiero viene superata la persistente immediatezza e il mero dato, è insieme uno svolgersi del pensiero da se stesso. Questa libertà del pensiero che ha a che fare con se stesso è uno dei caratteri che vale la pena inglobare in un paradigma di scientificità più ampio, in cui la necessità di un processo o di un risultato è connessa alle procedure razionali della loro giustificazione e della loro messa in connessione con una rete di altri processi e risultati. In questo contesto può ancora essere uno dei compiti della filosofia e più della filosofia che delle scienze, quello di esplorare ed esplicitare questa dimensione della libertà del pensiero e della sua relazione generativa a se stesso. Passo all'ultimo punto. Uno degli aspetti rilevati da Parrini per indicare le differenze di grado tra la filosofia e la scienza è il rapporto della filosofia con la propria storia. Se confrontata con altre discipline, la filosofia sembra essere in una condizione particolare. Questa prospettiva è espressa in modo molto vivido da Williamson. Se si entra, cito: Se si entra in un dipartimento universitario di filosofia, si scopre presto che molto, in alcuni casi la maggior parte, di ciò che vi si insegna è la storia della filosofia. Al contrario, poco o nulla di ciò che è insegnato in un dipartimento di matematica o scienze naturali è la storia della matematica o delle scienze naturali. Mentre gli studenti di matematica non sono tenuti a leggere testi di matematici del passato né hanno bisogno di familiarizzare con la storia della matematica, gran parte del lavoro degli studenti di filosofia è la lettura di libri o di ampie parti di essi di grandi filosofi morti da tempo. Perché questa differenza? E rispetto al problema del rapporto tra la filosofia e la sua storia, vi è prevedibilmente una varietà di posizioni, che vanno da un'identificazione delle due all'affermazione che costituiscano due operazioni molto diverse. In generale non vige più un forte discredito nei confronti della, della storia della filosofia, come è stato ad esempio all'origine della filo filosofia analitica, ma in molti ambienti filosofici è ancora viva l'idea che lo studio della storia della filosofia giochi un ruolo secondario e costituisca un'attività molto diversa dal fare filosofia. La prospettiva hegeliana si colloca al versante opposto. Secondo Hegel, storia della filosofia e filosofia coincidono. Lo sviluppo logico del pensiero, esposto nel sistema, in particolare nella scienza della logica, trova una corrispondenza nel modo in cui il pensiero si è determinato storicamente. Anche senza la necessità di accogliere integralmente la visione hegeliana, credo che possa offrire degli elementi per chiarire due, due questioni. La prima questione che ci aiuta a sondare è è perché studiare la storia della filosofia possa essere un modo di fare filosofia. La seconda questione che le riflessioni hegeliane permettono di esplorare è perché la filosofia intrattenga un rapporto particolare con la propria storia. Questo aiuta a chiarire le ragioni per cui la relazione della filosofia con il suo passato possa essere considerata una specifica particolarità della filosofia, qualcosa che per essa vale in grado maggiore rispetto ad altre discipline. In un'ottica hegeliana, se questo avviene, è proprio per via del rapporto del concettuale a se stesso che la filosofia dispiega. In questo rapporto si manifesta la vita dei concetti, cioè le trasformazioni che si attraversano nei processi di mediazione che li costituiscono. Nella mia analisi mi riferirò principalmente all'introduzione alle lezioni sulla storia della filosofia del 1825-26. Hegel parte da un'idea definita. La filosofia è il pensiero libero che ha a che fare con se stesso. Pertanto la specificità della filosofia è che, in ogni forma che si apprende, per lo Hegel maturo, logica, filosofia eh, della natura e filosofia dello spirito, ehm, la filosofia è pensiero relazionato a se stesso. Su questa base, per Hegel, la storia della filosofia non possiede nessun altro significato e nessun'altra determinazione ad eccezione del pensiero. Ciò significa che anche la storia della filosofia va presa come una forma di relazione del pensiero a se stesso. Sullo sfondo di questo quadro teorico cercherò ora di ampliare alcuni aspetti che caratterizzano la storia della filosofia come relazione del pensiero con se stesso. L'interpretazione di Hegel della storia della filosofia è legata alla sua metafilosofia prescrittiva, per usare un lessico contemporaneo, ovvero la sua concezione di ciò che la filosofia dovrebbe essere. In questo senso, la presentazione hegeliana della storia della filosofia è organizzata intorno a specifiche assunzioni normative, cioè che regolano e presiedono al movimento di sviluppo del pensiero. La giustificazione di tali assunzioni è da Hegel assegnata allo svolgimento del sistema filosofico. Esempi a riguardo sono la tesi secondo cui il pensiero è concreto, la concezione della filosofia come sviluppo del pensiero da determinazioni semplici e astratte a determinazioni sempre più concrete l'operare della negazione determinata internamente al processo di autodeterminazione del pensiero. Il sistema hegeliano esplicita i propri presupposti normativi e cerca di giustificarli nel proprio sviluppo, da un lato esponendo come funzionino e agiscano sul piano logico, dall'altro mostrandone l'operato nel corso dell'evoluzione storica del pensiero. Da questo quadro possiamo trarre la seguente indicazione: fare storia della filosofia può essere un modo di fare filosofia. Nella misura in cui si inglobano assu assunzioni prescrittive e la loro giustificazione. Riferendoci ai filosofi del passato e alle loro teorie, non produciamo una descrizione imparziale e univoca di ciò che essi hanno pensato. Al contrario, interpretiamo, interpretiamo le loro idee attraverso criteri prescrittivi che è però necessario giustificare. Perché questo? Per un aspetto che tratterò a breve, strettamente legato al fatto che la filosofia espone, in grado maggiore rispetto alle altre discipline, la relazione del pensiero a se stesso. Secondo Hegel, quando il pensiero si occupa di se stesso, cioè delle proprie determinazioni, non lascia questo materiale intatto e inalterato, ma lo trasforma. Per Hegel, la storia della filosofia si occupa di qualcosa di presente e vivo, i nostri concetti o pensieri, in cui l'essere umano si rende conto della coscienza del proprio spirito. Il pensiero filosofico nella forma della storia della filosofia non ha a che fare con una materia morta, ma con qualcosa che esso stesso ha prodotto e che rimane attivo e capace di produrre effetti nel rapporto del pensiero con se stesso. La relazione del concettuale a se stesso può essere letta come un rapporto del concettuale alla vita dei concetti, un rapporto tra il processo e la produzione dei propri contenuti. Fare storia della filosofia è dunque fare filosofia perché equivale a un modo attivo di impegnarsi con i concetti e con le loro potenzialità trasformative e di riflettere sul modo in cui tali concetti danno forma o hanno dato forma al nostro pensiero attuale. Nella storia della filosofia dice Hegel, non abbiamo a che fare con qualcosa di passato, bensì con il presente, con il pensare, con lo spirito in senso proprio. Si tratta di pensieri, principi ed idee, non sono avvenimenti, ma qualcosa di presente, determinazioni con le quali abbiamo a che fare in quanto esseri pensanti. Poiché siamo capaci di pensare, ogni determinazione è e resta nel nostro spirito. Hegel incoraggia un modo attivo di fare storia della filosofia, cioè prendendo posizione per il pensiero. Ciò significa che la storia della filosofia non coincide con una descrizione assettica di ciò che i filosofi del passato avrebbero pensato, ma diventa un'attività autoriflessiva della filosofia che contribuisce alla sua autocomprensione. Una storia della filosofia neutra e imparziale costituisce, dal punto di vista hegeliano, un'indagine antifilosofica perché tratta il pensiero come qualcosa di morto. Al contrario, spetta alla considerazione filosofica a riflettere su quel che si è pensato, non lasciandolo così com'è, qualcosa di immediato. Ciò significa che è una delle caratteristiche della filosofia affrontare ciò che è stato pensato e nel fare ciò modificarlo, poiché il pensiero è principalmente un'attività di eh, trasformazione diretta a ciò che è dato o che è stato trovato. Una pura descrizione che pretenda di essere imparziale è invece per Hegel una materia morta, priva di spirito. Cito da Hegel, non me la prendo con la storia in genere, ma solo con l'attitudine storica pura. Con riguardo alla storia della filosofia, un postulato è l'imparzialità, se non che ciò che si chiama imparzialità è la prospettiva secondo la quale ci si comporta rispetto alla filosofia in modo insulso, senza porsi in relazione con il proprio spirito. L'imparzialità si risolve allora nel fatto che non si prende partito per idee e concetti, per lo spirito pensante se non che è necessario prendere partito per lo spirito pensante, per le idee, se davvero si vuole studiare filosofia. A questo riguardo l'indicazione hegeliana è la seguente. Fare storia della filosofia è fare filosofia perché rappresenta un modo in cui il pensiero, nella sua relazione a se stesso, si immerge in un processo in cui i concetti non sono neutri, ma innescano pratiche trasformative e richiedono di essere esposti e giustificati. Vado alle conclusioni. In questo contributo mi sono proposta di argomentare a favore di un modello di continuità tra scienza e filosofia, basato su un paradigma di razionalità allargato. Quest'ultimo permette di elaborare dei caratteri di scientificità che siano più ampi rispetto a parametri basati solamente sui metodi empirico-osservativi, sulla logica deduttiva e induttiva, sulle formalizzazioni e la matematizzazione. Questo paradigma allargato di razionalità presenta alcuni vantaggi. Primo. Esso supporta l'idea che scienza e filosofia non, differisca, non differiscano categorialmente o per essenza, ma istanzino procedure concettuali condivise. Secondo, proprio il riconoscimento di una comunanza di modi di pensare, detta con Williamson, aiuta a superare la netta separazione tra metodi a priori di presunto appannaggio della filosofia e metodi a posteriori su cui le scienze farebbero affidamento. Al contrario, si ammette che tanto le scienze quanto la filosofia facciano ricorso a una varietà di metodi che fondono procedure a priori e a posteriori. Terzo, questo paradigma consente inoltre di articolare un complesso rapporto di identità-differenza tra filosofia e scienza, che se da un lato consente di ammettere senza troppi problemi che tra le due possano esserci intersezioni e sovrapposizioni di oggetti e di metodi, dall'altro permette anche di distinguere le loro operazioni in termini di gradi. 4. Questo paradigma sostiene l'idea che la filosofia non abbia l'esclusiva del concettuale, ma lascia altrettanto lo spazio per esplorare se e come la filosofia sviluppi una particolare analisi o mostri un rapporto particolare con l'indagine del concettuale. L'ulteriore tesi di questo articolo è che la filosofia hegeliana possa aiutare ad approfondire i punti appena esplicitati, permettendo di affinare alcune sfumature che restano latenti nel dibattito contemporaneo. Ricorrere alla proposta hegeliana serve elaborare un modello di scientificità più ampio sulla base di un paradigma di razionalità. Tale modello include i criteri di una razionalità libera, un pensiero che si auto-organizza secondo dinamiche di autodeterminazione e di non dipendenza da qualcosa di esterno. Questa razionalità scientifica dispiega una relazione di critica al presupposto e al dato immediato, porta a una riformulazione del concetto di necessità intesa come dimostrazione delle relazioni razionali. Che costituiscono i concetti e le loro implicazioni, articola la continuità tra scienza e filosofia salvaguardando le differenze e proponendo la filosofia come luogo della tematizzazione del processo di autoriferimento e autoconoscenza della razionalità. Inoltre, il paradigma di razionalità hegeliano integra alcuni caratteri di scientificità che oggi non siamo abituati a inserire tra i criteri scientifici di un procedimento, di una teoria o di una disciplina. Questi aspetti, oltre ad avere una valenza teoretica permettono di far valere anche una componente etica. Essi sono la libertà e la decisione per il pensiero. La decisione apre a un altro aspetto rilevante che si ritrova anche nel rapporto tra la filosofia e la sua storia e deriva dal fatto che la filosofia si ponga come relazione del pensiero a se stesso. Questo elemento è la presa di posizione rispetto al pensiero e la non neutralità sia nei confronti del pensiero come processo sia riguardo alle determinazioni in cui il pensiero si sviluppa, dandosi così dei contenuti. Questo permette di pensare a un paradigma di scientificità dove ciò che vale non sono l'imparzialità assettica o la neutralità come apparenti garanti dell'oggettività, ma una pratica di discussione e giustificazione in cui si prende posizione. Muchas gracias. Yeah, Buonissimo, muchas gracias eh, Giovanna per tua esposizione. ha sido muy clara y se agradece ello, siguiendo las palabras también de la gente que está comentando en redes que dice que está muy claro expresado. Así que bien, invitamos, a, a, invitamos al público a formular eh, las preguntas, inquietudes eh, que queden eh, respecto a la, a la exposición de Giovanna. Y me gustaría partir a mí mismo por una, por una consulta, por una, por una pregunta. Eh, primero la la faccio en, en español ¿no? y después de la, la en, 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 en italiano. A ver, ¿fue la la en, en, en español? Eh, bien, la primera la primera consulta que te quería hacer llegar es sobre este. Eh, tú has mencionado mucho en tu en tu escrito eh, la presuposición la eh, las presuposiciones y las presuposiciones que serían este en este caso las fogouts eh, pero me parece que está tomado por menos en, eh, en, en tu escrito de manera polisemántica mm. eh, por ejemplo hay una eh, una normativa hay una, habría una presuposición lógica eh, pero sin embargo eh, me me parece que queda este presuponer eh, de cierta manera, como un término eh, unívoco para toda esa pluralidad de formas de presuponer. Por ejemplo, eh, cuando dice Hegel de la presupos presuposición de, las, de la fenomenología, en la introducción, parece que no es el mismo modo de presuponer que va a decir, no sé, en el mismo libro, en el capítulo de la idea. Entonces, eh, simplemente, para ti, ¿qué es lo común? que hace eh, a todos estos tipos de presuponer el presuponer normativo un presuponer lógico supongo un presuponer histórico etcétera eh, hay capítulo en, en español o te la hago la pregunta en, en italiano no no muy todo. gracias por tu pregunta una muy buena pregunta y ahora en italiano <laughs> te respondo en italiano eh, seguramente como dices Il presupposto è un, uh, un termine che può assumere varie vari declinazioni all'interno del pensiero hegeliano, anche a seconda di che livello del sistema ci troviamo o dell'esposizione del sistema filosofico. Quello che credo eh, accomuni tutte queste modalità del presupposto ehm, sono, mh, direi, due cose principalmente. La prima... Faccio la, faccio la traduzione. Sì, sí. sí. Bueno, eh, sta distinguiendo in generale eh, Giovanna eh, che, in modo specifico, esistono due modi di determinare eh, de, de questo presupponere. Il primo è eh, il presupposto è legato all'immediatezza, cioè a qualcosa che eh, si trova come dato, potremmo dire di cui in qualche modo si, è, eh, si condensa il processo di mediazione antecedente, cioè non si pone più l'attenzione la, po sul processo che ha portato a quel dato, a quel presupposto. Quindi è come eh, una condizione... Yeah. Sì, sí, faccio questa traduzione. Bien, sta dicendo che il primo punto va a avere un presupposto legato, vincolato a una immediatez Eh, que se encuentra como dato que se comprende como dato y va a procesar esto que viene ya mediado en cuanto viene dado viene dato, es solo pues, una precisión dato, sí. dato es dato y dado en, en, en italiano es, eh, es lo mismo es el mismo concepto, dato que eh, dato. given gegeben", gegeben", mm -hmm. y dato de sí, sí. Sí. bueno, solo, sí. solamente esa precisión exacto eh, Questo è il primo, il primo carattere, quindi un processo di mediazione condensato e dimenticato che si presenta in un'immediatezza. La seconda cosa eh, che direi del presupposto è che eh, è legato a un movimento, cioè, o meglio, alla potenzialità del movimento, nel senso che ciò che noi eh, troviamo come presupposto può, da un lato, essere preso staticamente quando lo accettiamo anche inconsciamente, inconsapevolmente. Y lo usamos como base de partencia para algo. ¿Quieres traducirlo aquí, por el Sí, está eh, bien. Eh, dice que en, eh, siguiendo la línea de argumentación que estaba mencionando con la primera, este, este primer término de este presupuesto sería un proceso de mediación olvidado que se presenta en este caso como inmediatez. Sin embargo, podemos eh, también ver otro, otro, desde otro prisma esto eh, tomato eh, come staticamente, us usato, e ahí, eh, eh, penso mi ho, mi, ho, mi ho dimenticato un po' cosa hai cos detto. Lo... Sì, l'ultimo, sì. l'ultimo. Sì. Ah, l'ultimo devo ancora dirlo. <ride> e, e, quindi possiamo prendere questo presupposto o come qualcosa di statico, oppure come qualcosa che in realtà contiene in sé il, il movimento, cioè attivare eh, un processo che lo considera nel eh, cioè lo reimmerge nel processo che l'ha prodotto, quindi lo considera come il risultato di un processo e io credo che in questo sì. aggiungo l'ultima cosa eh, che... sì, una una pequeña pausa eh, la, la seconda vendria come tomar una cosa che si considera già come un risultato eh, in questo caso sì, cioè ehm ha un potenziale trasformativo, nel senso che posso mettere in discussione il presupposto e ehm, reimmergere quel dato nel processo che l'ha prodotto, quindi comprendere il processo che l'ha prodotto. Ma nel momento in cui noi ripercorriamo il processo che l'ha prodotto, stiamo già andando avanti, cioè stiamo già trasformando quel presupposto in qualcosa che va anche oltre il processo che l'ha prodotto. Cioè, non so se. No è chiara la cosa sì, e Questo sì, claro. c'è cioè, è, è la caratteristica diciamo che accomuna eh, il presupposto in Hegel il, il carattere legato all'immediatezza e la possibilità trasformativa che contiene se è messo in discussione sì, perfetto lo vediamo allora. resumito così il primo sta vincolato a questa immediatezza inmediatez, e eh, il secondo Estaría eh, vinculado a un carácter transformativo. Este sería el segundo modo de entender el presuponer, el foroutsetsan. Eh, en este punto dice que este pensar pone en discusión al presupuesto y en tanto reemerge el dato en el proceso que la produce, transformando el mismo dato ya producido. Eh, y por lo tanto es una característica eh, diversa, diferente a la ya eh, formulada como mera inmediatez. Perfecto. <laughs> Belísimo. Bellísimo. Eh, tenemos más preguntas. Eh, oh. Tenemos más preguntas. Acá una pregunta de Cristóbal eh, Cárdenas, eh, que nos escribe desde Ecuador. Eh, y dice: ¿Es posible el diálogo con los filósofos analíticos respecto de la relación entre la ciencia y la filosofía entendida desde Hegel? Es una pregunta al hueso. Eh. Óptima pregunta. Ottima domanda, se è vero. Eh, lo, lo scopriremo nei prossimi mesi. <ride> eh, allora, ehm, diciamo così, i, i filosofi e le filosofi... No, per lo più sono uomini, quelli che sto leggendo, eh, però adesso cerchiamo di, di cambiare la situazione. Comunque, i filosofi che considero del dibattito contemporaneo non citano Hegel e non fanno riferimento quasi mai... Alla filosofia classica tedesca in generale. Ci sono alcuni ehm, studiosi, però, diciamo, di aurea, area, eh, tra virgolette, continentale, eh, che fanno riferimento a Kant, ad esempio. Eh, però, diciamo, i filosofi anglosassoni uso questa generale etichetta che ovviamente sto generalizzando, ma mh, per quanto riguarda le tematiche metafilosofiche non fanno diretto riferimento a Hegel. Ya, eh, hago esta. Facho con pues pues traducciones. A ver, dice que en la literatura que ella está investigando, en su proceso de investigación eh, a, a día de hoy, eh, queda por descubrir en los próximos meses si habrá este diálogo posible o, o, o no. Entonces, eh, lo que está diciendo es que a día de hoy, eh, la mayoría de los filósofos contemporáneos que eh, se tratan sobre tópicos en torno a la metafilosofía no citan a Hegel, no están. Hablando de Hegel, y eh, ni siquiera la filosofía clásica alemana, eh, y hay unos vínculos eh, en realidad posibles que son palpables, pero quedaría por eh, descubrir si estos son eh, son realmente vinculantes con la filosofía contemporánea. Pues mm, pienso que, que en realidad sí sì, pueda haber un diálogo entre le, las le dos perspectivas. E, mm, Chiaramente si tratta di mh, anche mediare i linguaggi rispettivi. Non credo che un filosofo analitico, ma forse insomma neanch'io, <ride> prenderà integralmente un lessico hegeliano per eh, descrivere in termini attuali il rapporto tra scienza e filosofia, anche perché la scienza oggi non è la scienza del tempo di Hegel. Alcune, cioè, molte, ehm, ci sono stati molti cambi di, di paradigma e, di, e di, ci sono state diverse... E evoluzioni quindi ehm, quindi eh, appunto questo dialogo è possibile attraverso mh, mi verrebbe da usare un termine che in realtà mi complica la vita cioè attraverso una traduzione <ride> perché non, non è semplice dire di cosa come dovrebbe essere questa traduzione eh, però mh, eh, anche questo, beh, sì. a, a, faccio la traduzione <ride> traduzione <ride> di quella traduzione eh, Sí, bueno, eh, a propósito, eh, Federico Orsini hablaba las, hace dos semanas al respecto, sobre eh, dos tres semanas al respecto sobre el fenómeno de la traducción no solo en, 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 en el sentido de übersetzen. Eh, uh -huh. Bueno, eh, le, eh, intento agarrar lo que lo que lo que dice. Dice que se puede hacer un diálogo entre ambas perspectivas, eh, sin embargo. Hacer este diálogo, emprender esta empresa, significa al mismo tiempo tratar de ser compatibles ambos lenguajes, es decir, comprenderlas como lenguajes. Eh, esto hay que comprenderlo en un contexto donde han habido una sucesión eh, rápida eh, de cambios de paradigmas y evoluciones dentro del mismo pensamiento. Y eso se nota también en el confrontamiento. Eh, Va más o menos ya escolar de entre la filosofía continental y la filosofía analítica o anglosajona. Eh, entonces ella propone que es posible hacer una traducción. una traducción. Eh, no. sí, interesa, inter, es, eh, inter, es interesante la, el, el, la utilización de la palabra, de que de cierta manera es conducir a través de. De forjar un camino, o, sea, de, o, o en alemán que es el Übersetzen, de cierta mm -hmm. manera como el sentar por, por arriba. Eh, claro, que de cierta manera el problema es que eso no se transforme en una Entsetzen o en una versetzen. Ah, bienvenida. Claro. claro. Sí. No, ad esempio, faccio un... traditore. Faccio un ejemplo de traducción. Ad esempio, yo he buscado... de. Di... tradurre quella che in termini contemporanei nella, è la non differenza categoriale di filosofia e scienza come ehm, la concezione hegeliana per cui eh, il concettuale è ciò che accomuna scien cioè, sci eh, scienza e filosofia mh, nella misura in cui le scienze, secondo Hegel, iniziano a eh, forgiare questo concettuale, cioè a far emergere il concettuale eh, nella forma propria del concetto che poi la filosofia ehm, diciamo sfrutta e ehm, sviluppa ulteriormente quindi questo è un esempio di traduzione ovviamente ha i suoi limiti nel senso che eh, ci sono probabilmente delle zone in cui non, si non possono essere sovrapposte queste due ad esempio Bravo. la tesi della an natural philosophy credo sia qualcosa che Hegel non, eh, non, eh, non, non condividerebbe perché Bravo. per Hegel ha un metodo suo proprio e un oggetto suo proprio sì. Claro, claro, totalmente, totalmente. En ese, en ese, punto, en ese punto creo que, que coincido, coincido mucho. A ver, eh, me parece que, que, que está, eh, bueno, está diciendo ella, que lo conceptual tiene en común, tiene, ese como, como tal, tiene en común eh, ser objeto de la ciencia y de la misma, eh, de la misma filosofía. Eh, es decir, la diferencia es que como objeto eh, autocirculante eh, va a tener eh, especial énfasis la filosofía de profitar, de sfrutar, eh, de profitar de la, del producto, también del devenir de la ciencia, de esta, de esta producción, también de, de científica. pero eh, lo que sería particular de la propia filosofía es esto, esto conceptual. Eh, eh, si son un par de preguntas una pregunta longísima no, hay una esta pregunta de José Julio Chávez Martínez eh, que dice ¿se podría plantear una mirada que permita un encuentro entre la mirada anticipatoria de Hegel y las descripciones de eh, Nancy Cartwright eh, para los campos diversos de la ciencia? Eh, Qui... Es una pregunta muy específica. Sí, infatti. Cosa, cosa se entiende por um, mirada anticipatoria? Claro. La pregunta es, no sé, hay, eh, <laughs> seguramente si, si, todavía, si todavía está ahí eh, José Julio, si podría anticipar. Pero si quiere, vamos a la pregunta. Sì. Non conosco, non ho abbastanza conoscenza di Nancy Cartwright, quindi non saprei rispondere, ammetto la mia ah, ignoranza. Okay. Però evidentemente se la domanda è stata fatta vuol dire che c'è qualcosa da, da indagare, quindi, quindi domani vado in biblioteca e mi prendo un, un volume di Cartwright. <ride> Dice, dice que en realidad no, no, no conoce eh, a profundidad el, el pensamiento de Nancy Cartwright, pero mañana irá a biblioteca, aunque no está permitido ir a la biblioteca, porque sí, estamos sí, en tiempos de pandemia. Pardon, pardon, sí, ¿O se puede? Por ¿Sí ahora. Puede? Ah, ya, se puede por ahora. Bien. Eh, pero ahí queda esa pregunta por mirada anticipatoria. Eh, a ver si es que el, el, el José Julio podría hacer una, una precisión al respecto para, para darle una vuelta. Por ahora me voy a la, a la pregunta de Omar Molina, Córdoba, a quien le mandamos un saludo, eh, que nos pregunta la siguiente formulación. Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante y clara. Eh, tengo una consulta o comentario. En algún momento hablaste del... Cito, decidirse por la ciencia. Y hablaste de dos formas de entrar a la cuestión de la ciencia en Hegel. En un primer lugar, respecto al proceso lógico-racional. Y en segundo lugar, el comienzo de la ciencia como el preguntarse por el cómo el sujeto entra, entra en el proceso de la ciencia. Me gustaría saber, dice eh, Omar, eh, si se podría haber... Eh, un comentario en torno a este segundo punto, eh, pero desde la perspectiva de la fenomenología del espíritu. Pienso en el prólogo de la fenomenología, cuando Hegel nos habla de, cito, el desarrollo de la conciencia a la ciencia. ¿Facho mm. la, la traducción, la traducción mm. o, o lo he capido? No, eh, como eh, esta duplicidad de. Di... Di, eh, come posso dire di decidersi per la scienza come si può leggere nella fenomenologia esatto nel, in Bene, che punto nel, ne, nel, nell'inizio nell'introduzione nell nel prologo eh. della prefazione della, fenomeno della, prefazione, sì. della okay. fenomenologia della sì. fenomenologia um, allora credo che è una domanda molto interessante Ehm, poi la prefazione della fenomenologia è abbastanza ambigua se si vuole perché in realtà è stata scritta alla fine e, cioè alla fine di aver scritto tutta la fenomenologia e in realtà presenta il punto di vista della scienza già perché Hegel nella prefazione ehm, dà il suo concetto di, di scienza di di vero come intero di, di processo della scienza che, che porta un risultato, quindi lì si è già dentro la scienza in qualche modo, solo che non si è nel, nello sviluppo nel, nel, nel metodo, cioè nello sviluppo dimostrativo della scienza perché è semplicemente enunciato e non dimostrato. E, in quel caso, quindi direi che da un lato c'è sicuramente il punto di vista della scienza, è presente nella fenomenologia della dello spirito, cioè è presente il punto di vista eh, logico-razionale che, che ho definito così, che però viene dimostrato nella scienza della logica e nel sistema, e, però trattandosi della fenomenologia e quindi del, del, del percorso della coscienza e dello spirito per arrivare diciamo, al punto di vista della scienza attraverso una serie di, di critiche di, di, di punti di vista parziali. Eh, in questo senso è presente anche il, mh, la decisione soggettiva del soggetto mm. di, di, di mh, ingaggiare, di, di inserirsi in questo percorso della scienza. Quindi, mm. ecco, Aspetta tra... sì, sì, sì. Sper, un po', faccio la traduzione. A ver, eh, vuoi essere eh, di maniera succinta? Eh, dice la scienza in quanto modo. Eh, va también desarrollándose, eh, o por supuesto, en su instanciación, pero claro, estamos hablando del, del, del prólogo que no necesariamente se está demostrando de modo demostrativo como ciencia. Eh, sin embargo, ya está presente en, la, el, esta, eh, en, en cuanto tal, esta ciencia, en la misma fenomenología. En cuanto de curso, en cuanto curso eh, de la conciencia, es también una decisión subjetiva. Y. ¿sí? Eh, adesso puoi, puoi continuare sì. allora, non direi che che c'è un punto come dire, pre, preciso in cui si può identificare la decisione del soggetto di, eh, di pensare puramente nella, nella, nella fenomenologia tutto il processo wow. esposto nella fenomenologia è la concretizzazione di questa decisione di pensare puramente, perché è un continuo mettere in discussione eh, i presupposti i presupposti o comunque le posizioni che si sono rivelate eh, scorrette rispetto scorrette forse non è in, contraddittorie insomma che sono implose in questo processo e che quindi hanno provocato la necessità di andare alla posizione successiva che fosse più ehm, esplicativa rispetto alla precedente quindi ehm, diciamo che forse tutta la fenomenologia potrebbe essere letta come el proceso de maturación eh, verso el pensar puramente, que es, por si a nivel de la ciencia. Okay. Bien. Eh, voy a partir con esto último, que dice que al, al, al final la fenomenología se podría describir como este proceso de maduración, eh, justamente de la conciencia hacia el proceso de la ciencia. Y en esto sí, eh, eh, no, no sería realmente eh, eh, del todo exacto poner un punto donde el sujeto en cuanto tal encuentra una decisión donde diga mm, aquí empieza la ciencia o, o no sino que se trata también de un, de un, eh, de un ejercicio continuo y que ha provocado eh, también la necesidad de generar una, una posición explicativa sí. eh, la otra demanda, si eh, son un pañuelo de demanda, Pio, tres, cuatro demandas. Eh, oh. Hago una. No, no, no voy a formular todas para no estar todo, toda la tarde, sino vamos a estar aquí hasta muy tarde. Voy a elegir. un, <laughs> un sí, sí, bueno, allá, allá sobre todo que es de noche. Eh, y sí, voy a elegir una de acá que eh, dice. Ah, bueno. Eh, dice Apner Eh, suppongo che si chiama così, eh, dice: Come si desarrolla la necessità in la razionalità di textura abierta? Molto, molto interessante. Allora, direi questo: che la necessità, eh, in, in un contesto di razionalità aperta, non è una necessità eh, dimostrativa nel senso di una matematizzazione. O qualcosa che può essere misurato, dimostrato attraverso una misurazione o, dei, um, o attraverso quel tipo di procedure che sono solitamente adottate dalle scienze, intendo procedure empirico-sperimentali. Eh, no, non perché voglia dire che queste non abbiano forme di necessità, ma sto ovviamente riferendomi a questa razionalità aperta. Nel caso della razionalità aperta, secondo me, o almeno quello che ho cercato di, di argomentare, eh, è che la necessità è la dimostrazione eh, del processo che ha generato un determinato risultato, di un processo giustificativo eh, che, ehm, che adotta ehm, procedimenti. Faccio, faccio, faccio la traduzione, sì, sì. Eh, ya, porque es bastante contenido. Bien, acá dice, parte con la, eh, con la afirmación que la necesidad no es eh, necesariamente una necesidad demostrativa, en el sentido de una matematización o una medición o medi, eh, medibilidad, eh, sino que entiende, eh, bueno, y en esto lo va a entender en el proceder empírico experimental. Eh, 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 In questo punto la razionalità eh, aperta implica, per lo tanto, la necessità della eh, de, bueno, de dimostrazione de di un determinato risultato. Sì, sí. quindi è più che altro una, una, un tracciamento delle gene, della genesi razionale, cioè dei processi di giustificazione che hanno portato a un determinato risultato e quindi la necessità in questi collegamenti razionali che hanno prodotto quel risultato è chiaro che, non, che è un significato di necessità mh, diverso da quello legato magari alla dimostrazione matematica oppure a una, alla logica formale ecco, non è in quel senso lì appunto perché è una un paradigma di razionalità aperto in cui ehm, possiamo sostituire a dimostrazione la parola giustificazione Mm, ya, bien, de cierta manera parto también con lo último de, de, de cierta manera está este modo diverso de, eh, de concebir esta justificación en, en filosofía y acá el proceso de justificación que ha determinado un determinado resultado implica también un resultado diverso diferente del formal, del matemático eh, eh, y se habla acá, eh, Giovanna de un paradigma de necesidad abierto abierto en, en, en un cierto sentido bueno estamos eh, estamos eh, pienso eh, o volvemos una otra pregunta pienso voy a bebido café se nos bueno una 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 piccolina dice siomara pero la epistemología tiene su razón de ser en ese puente y continuidad de ambas apropiaciones de la realidad. ¿Y en qué plano queda la intersubjetividad? Una pregunta por la intersubjetividad. Entonces, ¿por allora, qué eh, no puedes traducirme qué se entiende eh, por ese puente y continuidad de ambas apropiaciones de la realidad? Mm, no me ha clarísima la pregunta. l'epistemologia la, la, tiene la sua ha la sua ragione d'essere Ah, in questo ponte continuità eh, mm. di entrambe le appropriazioni della, della realtà della realtà sarebbe della scienza e della filosofia no? Sì, sì. Mi, eh. mi, mi, pare, mi pare che sì perché mm. no, non, è, non è troppo chiaro qui ma penso che, eh, fra mm. la, la si. scienza si. e la filosofia se interpreto bene ehm, si sostiene che sì, l'epistemologia sì. è un ponte tra filosofia e scienza mm. e sì. dove, dove sì. si colloca in questo mh, contesto l'intersoggettività. Sì? Claro. Ah, questo è quello che credo di aver capito, poi potrei sbagliarmi. Cioè, ehm... anche, anche, io, anche io penso, penso di <ride> aver capito lo stesso. Ok. Ehm... Allora, devo un attimo pensarci. Dove sta l'intersoggettività? Allora, credo che l'intersoggettività possa essere nelle pratiche epistemiche che si, eh, che si realizzano e che alla fine condizionano anche il nostro paradigma di che cos'è scienza. Forse sto un po' andando... andando alla deriva, se, se faccio un esempio, cambio un po' argomento. Eh, ma stamattina parlavo con una mia collega di eh, epistemologie femministe. E eh, una caratteristica delle femministe, fem adesso sto un po' generalizzando, ma insomma, eh, una caratteristica è che si pone l'attenzione su, ehm, su criteri non epistemici che però sono integrati nella scienza. Cioè, ad esempio, valori, valori etici, quali ad esempio la responsabilità. Eh, il punto è che le, le epistemologie femministe esplicitano il fatto. Ah, sì, bueno. Sì, sí, faccio questa, questa traduzione. Eh, a ver, empezava con la intersuggettività, eh, di certa maniera se va a ver refletata in le pratiche epistemiche eh, che realizza ella in quanto. en cuanto a ciencia. Y aquí daba un ejemplo particular, eh, Giovanna, sobre la epistemología feminista. Eh, y que decía que, eh, a nivel general, porque ella conversaba con una colega que se dedica especialmente eh, a, la, a la epistemología feminista, claro, que había una característica que, eh, que si bien no estaba sobre los criterios, o sea, estos criterios epistémicos estaban también dadas sobre la misma práctica. Eh, eh, entonces, por ejemplo, en el caso della responsabilità. En, en caso sí, della de responsabilità. E ahí había, por ejemplo, lo único che mi chiedevo è che la differenza è es che que l'epistemologia femminista esplicita uh -huh. esa, esa, esa pratica. Eh, eh, l'epistemologia le, femminista esplicita che nei paradigmi di scienza sono impliciti e a volte non esplicitati anche dei valori non epistemici, non, non direttamente epistemici, come ad esempio. appunto eh, la responsabilità, la, la, il posizionamento, la situatedness. Eh, questi, questi valori non esplicitati che le epistemologie femministe invece esplicitano eh, no. sono collegati anche a delle pratiche in cui viene fatta la scienza. Perché eh, noi parliamo di scienza e di filosofia, ma in realtà. Eh, esiste la scienza e la filosofia perché si fanno scienza e filosofia, si praticano, quindi sono messe in atto delle pratiche che ehm, concretizzano che cos'è la scienza e che cos'è la filosofia in un determinato periodo storico, in un contesto sociale particolare, economico, eccetera, ed è la, la base di intersoggettività direi che qui, cioè proprio in queste pratiche e anche nel fatto di esplicitarle o meno. me doy sí. cuenta que forzos me alejan de Hegel con esta, pero tal vez ni tanto. Nos alejamos un poco de Hegel, ¿no? <laughs> no hay problema de eso. Eh, bien, hago un poco de resumen de lo que estaba, estaba mencionando eh, Giovanna sobre el paradigma de la ciencia explícita también valores que no son explicitados comúnmente. Eh, y son vinculados a la propia práctica de la ciencia, por lo tanto, al propio ejercicio, y en el, en el cual viene ejercida la propia ciencia. Entonces, eh, de, de, cierta, de cierta manera, esta práctica epistémica va a poner, en, eh, va a, poner eh, a la palestra ciertos, eh, ciertos valores que eh, están eh, cotejados, que van, eh, que van en un cierto maridaje con la propia, el propio ejercicio abstracto de la ciencia y que concretizan de un modo determinado el proceso histórico en lo cual se desenvuelve esta, esta práctica. Le dice que, eh, que se ha alejado un poco de Hegel, pero que eh, sirve para ilustrar lo que, lo que estaba mencionando. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Benísimo. Bueno, sí. la, la, lamentablemente no podemos, no podemos eh, responder todas las preguntas, porque son muchas y el tiempo es limitado, pero ahí José Julio había, había eh, mencionado, precisado su pregunta, le, le pedimos las la disculpas por, por, eh, por no poder eh, seguir respondiendo, pero ya por temas de, de tiempo, por supuesto. Eh, sin embargo, eh, los dejamos invitados, les damos primero muchas gracias a Giovanna por darse el tiempo, eh, también por, por, eh, por, por escribir, por el, por el texto también, que ha sido también de, veo que eh, ha sido muy bien recibido por, eh, por el público, así que... Eh, eh, felicitaciones por ello y nada, los dejamos invitados para la próxima semana eh, en donde tenemos jornada doble el día el día, mier no, el día martes miento, el día martes tenemos eh, eh, una eh, una charla del de profesor Valerio Rocco de la Universidad Autónoma de Madrid que nos hablará de un Hegel político eh, y el día viernes eh, tendremos a eh, a Pedro Sepúlveda Zambrano que eh, nos expondrá en un texto sobre eh, Kant y Hegel eh, y que bueno, estará con nosotros, de quienes de, de la Universidad de Hagen, de la, de la Universidad a distancia de Hagen y de la eh, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bien, eso. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar, por, por darse el tiempo de escuchar una vez más a Hegel y, y nada. Muchas gracias Giovanna eh, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.